cadi, soffri e pensi di non farcela, ma alla fine arrivi alla meta e forse anche riscoprendo qualcosa in te che avevi dimenticato. E questo è lo spirito del Cammino di Santiago de Compostela, non una partenza né un arrivo, ma un percorso dell'anima. Religioso, spirituale, turistico o anche sportivo, non c'è un motivo unico per cui si decide di iniziare, si parte e basta. E ad essere coinvolte sono persone di tutte le età, provenienti da qualsiasi parte del mondo, dal Canada, come dalla Corea del Sud, dall'Olanda e dall'Italia, come dal Brasile. Durante il cammino si incontrano altri pellegrini, con i quali si prosegue fino alla fine, o che magari non si rivedono più, ma che con le loro storie, i loro pensieri e le loro emozioni sono la forza e l'entusiasmo che danno energia nei momenti in cui si pensa di non farcela. Non c'è un inizio obbligatorio del cammino, si può scegliere di fare gli ultimi 100 km, come circa 800, partendo da prima di Roncisvalle. Ovviamente si può anche decidere di ripeterlo, non mancano infatti persone che hanno preferito farlo a piedi e poi in bicicletta. Altri ancora, invece, hanno voluto suddividerlo in anni, con diverse tappe da percorrere di volta in volta. Sono frecce, pietre miliari o conchiglie ad indicare il percorso e anche perdendosi si può chiedere alla gente del posto, sempre pronta e disponibile ad aiutare le decine di migliaia di pellegrini che ogni anno attraversano i loro villaggi. In fondo è così, il Cammino di Santiago rispecchia quello della vita. Se non rispetti chi è al tuo fianco, non potrai mai arrivare alla meta, perché è proprio chi è davanti a te che ti darà la forza per continuare, ma è anche chi si trova dietro che ti fa fermare per porgere la mano ed aiutare.